le olivastre, Emanuela, Paola, Antonella, dove portano l'olio d'oliva e tante altre bontà ed eccellenze culinarie in giro per l'Umbria, e vengono al lago Trasimeno e ci troviamo proprio qui a Perusia e sul lago, a questa volta all'interno di questa manifestazione che si trova a San Francesco al Prato. Che cosa portate di buono e che cosa significa come messaggio con il vostro track alla gente far conoscere questi prodotti? Ma noi diciamo portiamo la nostra esperienza, la nostra storia, quindi l'essere riuscite diciamo a recuperare vecchi oliveti del Trasimeno del 1700, essere riuscite a produrre l'olio da questi oliveti e poi oggi diciamo siamo arrivati a proporre questa cucina all'olio d'oliva che comunque per noi è diventato un ingrediente fondamentale. Quindi proponiamo questi menù particolari. Bene. E Paola, che cosa è la specialità che vostra che viene richiesta maggiormente? Il pane con l'olio e soprattutto con l'olio nuovo. E poi ci sono alcuni manicaretti della tradizione, dal dolce al salato, quindi la torta al formaggio ma con olio d'oliva. E il toccolo della tradizione umbra, anche questo con olio d'oliva. Antonella, fare questo lavoro è impegnativo, anche dal punto di vista di risorse di tutti i tipi, ma alla fine della giornata c'è grande soddisfazione quando si vengono apprezzati tutto quello che voi date e offrite. Assolutamente sì, noi siamo 3 stacanoviste. Ci siamo impegnati e ci stiamo impegnando ormai da diversi anni, però al di là dell'impegno c'è anche tanta, oltre che tanta buona volontà, ma anche divertimento. Quindi quando le cose funzionano bene, vediamo soprattutto il gradimento nel volto dei nostri clienti, noi siamo soddisfatte. A fine giornata portiamo a casa questo buon risultato e oggi è così. È una bella sera. La possibilità di rimettere assieme territori che per quanto prossimi uno all'altro e per quanto con una storia comune un po' si erano persi di vista. Allora è stata davvero una felice intuizione quella che hanno avuto le persone insomma, molto legate al nostro territorio di ricomporre questi tasselli e di anche avere la possibilità ognuno di tornare a beneficiare dei talenti, delle competenze dell'altro oggi. È una dimostrazione, solamente su questo magnifico prato abbiamo una quantità di testimonianze di nostri artigiani che ecco, sono artisti davvero e che provengono tra l'altro da varie parti della nostra regione, da Perugia, dal Lago, ma anche da altri comuni qua dell'Umbria e sono incredibili per la storia che hanno alcuni, per la grande capacità di innovazione, per in ogni caso le competenze spiccate che rendono anche da questo punto di vista proprio unica la nostra esperienza umbra in uno scenario che è quello internazionale sempre affascinante ma nel quale è corretto andare a presentarci con un bagaglio nostro di esperienze davvero di livello da poter offrire a tutti. Beatrice, siamo qui presso la strada del vino dei Colli del Trasimeno, dove ci sono delle delizie che si possono assaggiare. Che cosa significa viverlo e dare supporto a questa manifestazione attraverso questi assaggi enologici proprio per Perusia e il suo lago? Significa appunto intensificare il rapporto che c'è tra il lago e Perugia. Tra l'altro abbiamo avuto occasione anche appunto di prendere contatto con alcune realtà del territorio e di Via dei Priori, dove poi faremo anche delle attività proprio specifiche con i nostri produttori. Ci sono dei vini che sono molto apprezzati, il Trasimeno ne ha molti nella strada del vino, dove la strada del vino e il Trasimeno arriva anche dentro Perugia e quindi è un po' in sinergia con quello che è questo progetto. Avere tante scelte di vino, tante possibilità, che cosa significa? Bisogna assaggiarle tutte? Sarebbe auspicabile assolutamente perché partendo proprio dalla zona di Perugia, quindi dalle porte di Perugia fino alla zona di Castiglione, la varietà è tanta e ovviamente anche la qualità e le differenze, soprattutto anche di uno stesso vitigno,
in diverse zone può dare risultati diversi e comunque di qualità differenti. Sì, vanno assolutamente assaggiati tutti. Allora, io sono perugino di Monteluce. Per quanto riguarda il discorso che hai detto del lago, posso dire di essere nato artisticamente al lago e precisamente a Isola Maggiore. 30 anni fa, forse anche più, un'estemporanea di pittura, ho scoperto questo stile. Possiamo ammirare queste tue spalle. Sì, ecco. Esatto, questo stile che ormai penso che alcuni conoscono. Hai parlato di nazionale, però certo. Diciamo, rimaniamo in Perugia, qualcosa nell'Umbria, via. E quindi Isola Maggiore con quella estemporanea di pittura, diciamo, mi ha dato tante tante soddisfazioni, ancora mi sta dando soddisfazioni. Produco reti da pesca per il lago Trasimeno, principalmente assemblo tutto a mano le reti per le varie tipologie della pesca del lago Trasimeno, dalle nasse o chiamate anche tofi, alle reti per la pesca del persico, della regina, della carpa. E ultimamente sto cercando di ampliare i miei prodotti con delle reti anche per i maneggi per i cavalli, delle amache, dei modellini usati come centri tavola. Continuiamo così la tradizione che mi ha lasciato mia nonna, cercando di fare sempre meglio possibile. Ho creato un souvenir che potesse essere un attivatore di esperienza, così da riuscire a collegare i due territori, il territorio di Perugia e quello del lago. Ho creato dei souvenir che potessero essere articolati in diverse maniere, uno accompagnato dal libro Ricette e voci del lago Trasimeno, un altro invece che potesse essere che quando uno lo acquista non solo acquista il souvenir ma anche una slow experience che si può fare al lago Trasimeno con la cooperativa dei pescatori del lago, di degustazione e di esperienza di incontro con un pescatore. E un'altra tipologia di prodotto invece è il souvenir con dietro una ricetta appunto fatta da Francesca Taticchi con il patè di tinca fatto sempre dalla cooperativa dei pescatori del lago. L'artigiano artistico è una persona che culturalmente sa fare, sia con a livello di conoscenza, di sapere, sia il sapere con le mani. Quindi l'artigianato artistico poi è anche raccoglie la storia, racconta la storia, racconta le nostre origini. In questi territori noi siamo fortunati, in tutta Italia, ma anche nel nostro territorio, nella nostra regione, c'è molta storia che viene tramandata e che noi ci dobbiamo sentire, diciamo, investiti dal dovere di continuare a tramandare ai nostri giovani. Sinceramente spero che sia solo il primo passo, perché è una bellissima iniziativa di riunire queste due identità forti della regione Umbria, come il lago e il capoluogo che tanta storia dietro, e hanno avuto tanta tanta storia insieme per tanti secoli, quindi è giusto riunire questo filo conduttore che è l'artigianato, che è l'espressione della nostra cultura, quindi fiera di essere qua e spero che sia solo il primo step. Una iniziativa veramente lodevole per far conoscere l'artigianato artistico di qualità della nostra regione. Noi personalmente veniamo da Sigillo, che è un luogo appunto di provincia di Perugia, nell'Alta Umbria. Siamo poco conosciuti nella nostra regione, quindi è un'ottima occasione per farci conoscere. Per me è una bella occasione giocare in casa, visto che ho il negozio in Via dei Priori,
e abbiamo unito un po' il mondo della ceramica con quello della gioielleria, a rendere il solito monile in ceramica un po' più prezioso e quindi fare dell'argento microfuso. Io sono una rilegatrice e ho questo laboratorio in Via dei Priori e felicissima di partecipare a questo evento. Ho la possibilità di lavorare la carta e rilegare fascicoli. In questo caso, oggi in particolare, ho portato una serie di lavori ripensando all'idea del libro, quindi non soltanto un libro che viene usato, letto, sfogliato, ma un libro che ha la possibilità di essere personalizzato, si può aprire nello spazio, si può dipingere. Un libro aperto a tantissime possibilità. E, ecco, proprio un libro aperto, nel senso che siamo creativi e ogni persona ha la possibilità di personalizzare questi oggetti. Io sono la quinta generazione di Maestri Vetrai, partita con Francesco Moretti, e cerchiamo anche di, oltre che continuare la tradizione, di far conoscere il museo che abbiamo creato, no? Con le vetrate fatte dai nostri antenati e quindi facendo visite guidate. Ci sono opere veramente uniche e particolari, e la più importante è la Regina Margherita di Savoia, tutta su vetro. Per Meraviglie Arti in Umbria il contesto della nostra regione e della nostra città sono sempre stati molto importanti. Per noi è importante sottolineare tutto quello che è sotto il naso di tutti, ma alle volte non è compreso. Qui ci troviamo lungo la via Trasimena, la via che fisicamente collega la città principale della regione, al suo lago, il lago di Perugia, no? Conosciuto così fin dall'antichità. Quindi riuscire a creare questi percorsi per sottolineare anche la tradizione artigiana, ma anche l'innovazione che c'è attraverso i lavori di queste persone che ancora oggi si impegnano per portare avanti quelli che sono i manufatti simbolo della nostra terra, è estremamente importante. A Meraviglie Arti in Umbria ha avuto il compito importante di studiare e creare questi percorsi di visita che si svolgeranno all'interno della città di Perugia, ma anche nel suo territorio, quindi attraverso tutto il percorso che porta al lago, quindi attraverso la città di Corciano, attraverso i vari paesi che circondano il lago Trasimeno, e quindi attraverso quella che è la storia, no? Che possiamo ritrovare del nostro lago, sia nella Fontana Maggiore che attraverso i Maestri del Rinascimento, cercheremo di guidare le persone che ci accompagneranno a conoscere appunto i segreti dell'artigianato della nostra terra. Primi, sono veramente contento e ringrazio tutta l'organizzazione per questo evento, anche perché poi va verso una direzione che abbiamo iniziato a tracciare da un paio d'anni, dove con tantissime iniziative, perché poi abbiamo stilato un protocollo d'intesa proprio con i comuni del Trasimeno e non solo, anche con la parte del Tevere, oramai quasi un paio d'anni fa, e che aveva un obiettivo, quello che informalmente ci dicevamo tra di noi che volevamo stare insieme per andare ad affrontare alcune tematiche, in particolar modo sul tema dello sviluppo economico, del turismo, della nostra attrattività comune. E quindi mettersi insieme significa comunque sia provare a fare delle attività congiunte su territori meravigliosi, molto vasti, ognuno con le proprie particolarità, ma che insieme si riesce a fare squadra, quindi si riesce a fare molto di più che essere da soli, insomma. La squadra è sempre importante perché si riescono a raggiungere tanti risultati. Qui trasversalmente c'è l'unione tra pubblico e privato, dove queste sinergie, come vediamo anche oggi, portano a dei risultati di eccellenza dove da soli mai si potranno raggiungere. Ma assolutamente. L'idea appunto di comunità è proprio questa, cioè da soli non si riesce a fare nulla, e l'idea appunto del pubblico, del privato, dell'associazionismo, del no profit, del commercio, dell'artigianato, dell'industria, che tutti quanti lavorano per un unico fine comune, è fondamentale. E dobbiamo proprio lavorare in questo senso, perché poi il pubblico deve fare la sua parte, che è quella di rendere possibile, facilitare il lavoro appunto poi dopo degli imprenditori, delle associazioni e così via. Cosa che in molti casi è sempre molto complicata, insomma. Mi ricordo sempre che uno degli elementi essenziali è proprio questo, cioè quello di riuscire, oltre che a stimolare, ma a facilitare, che è veramente importante.
Lei, assessore, in conferenza stampa ha messo in là su tanti aspetti, quello che è l'aspetto ovviamente economico nell'immediatezza per poter sopravvivere e dare maggiore aria e respiro ai vari laboratori e a questi artigiani, ma anche il fatto di tramandare certe competenze, il saper fare artigianato di questo livello è fondamentale per dare continuità a delle eccellenze umbre. È veramente fondamentale, questo qua, qui ci giochiamo una partita importantissima, ci giochiamo la partita appunto delle famose maestranze, delle capacità dell'artigiano, del maestro artigiano, dell'apprendista, cioè, è tutto un insieme, anche perché la grande problematica è che nel momento in cui si interrompe un flusso, poi per farlo ripartire veramente è complicatissimo. Quindi sta appunto a tutti noi cercare di trovare delle formule, delle soluzioni, proprio in primis lavorare sui giovani, che credo che sia importantissimo, perché per molto tempo si è visto il tema dell'artigianato più rappresentativo di un qualcosa del passato piuttosto che quello che è realmente, insomma, no? Immagino sempre anche molte rappresentazioni, molte storie che vengono raccontate, ma anche girando per i nostri bellissimi borghi, anche sulle rievocazioni, c'è cioè ad esempio il fabbro, la visione del fabbro, che vedi questo omone gigante che si sporca, che deve essere 3 metri, cioè adesso c'è una tecnologia, la tecnologia è fondamentale, quindi anche ai nostri giovani fargli capire e vedere cosa significa fare l'artigiano oggi. E soprattutto quali sono tantissime le potenzialità, perché poi in realtà è il tema della distinzione fondamentale tra quello che è l'artigianato di qualità e il semplice, e ne siamo pieni purtroppo in molti casi di, come le chiamo io, di cianfrusaglie. E si parla appunto delle bancarelle dell'artigianato, in molti casi stiamo parlando appunto di commercio di materiali che vengono da tutte le parti del mondo, ma anche se vengono da noi, sì, però sì. Non ragionate, non pensate, qua parliamo di alta qualità. Solamente sì. E che quindi comunque sia, quando c'è l'alta qualità, la capacità di poter esprimere, di poterla far vedere, significa che può nascere anche una redditività. Quella redditività significa appunto nuovi posti di lavoro, certo. Significa qualità, significa turismo anche, quindi significano tante cose, sì. Insomma. Il progetto Souvenir ha proprio l'obiettivo di andare ad esplorare le potenzialità che ci sono nel dialogo tra il design e l'artigianato, e quindi l'idea è quella proprio di riqualificare il souvenir e proporre appunto degli oggetti che siano sostenibili dal punto di vista culturale ed economico, cioè oggetti che vanno ad essere creati all'interno della città dagli artigiani e promuovono una lettura non stereotipata di quelli che sono i nostri fantastici patrimoni artistici, e comunque sostenendo quello che è uno dei nostri baluardi, della nostra cultura, il patrimonio immateriale forse più prezioso che abbiamo, che sono le artigianalità. L'idea è stata proprio quella di unire artigianalità provenienti dal lago Trasimeno e da Perugia, in particolare gli artigiani di Artisiti, per creare dei souvenir che raccontassero il contatto e il dialogo tra Perugia e il suo lago, quindi che si materializza questo legame storico che si rimaterializza attraverso questi souvenir culturalmente sostenibili. Questi souvenir ne abbiamo visti già qualcuno che sono stati pronti come prototipo, ma anche con la prossima disponibilità presso i laboratori artigiani e comunque diffusi un po' dappertutto. Ci fa un esempio di che cosa è stato creato? Allora, sono stati creati 3 oggetti, in particolare il primo è un cucchiaino in maiolica che diciamo evoca una tinca, ed è stato legato ad un libro che insomma tu conosci molto bene perché ne sei l'autore, e quindi è un oggetto che però viene accompagnato anche dalla possibilità di fare un libro di ricette. Un libro di ricette. E il titolo? Voci e ricette dal lago Trasimeno. Voci e ricette dal lago Trasimeno. E quindi questo souvenir lega un oggetto artigianale ad un'esperienza di lettura e ad un'esperienza proprio pratica di contatto con il lago Trasimeno, quindi l'artigiano perugino, il Trasimeno
e il racconto di questa esperienza. Poi una borsa che è stata creata dal dialogo tra due trame, quelle della rete del Trasimeno di Mancinelli e quelle di Giuditta Abruzzetti, dell'atelier Giuditta Abruzzetti. Quindi queste due trame del telaio e della rete che vanno a dialogare. Poi Mogré ha creato questo kit per fare esperienza dei materiali attraverso i sensi, quindi ci sono all'interno del kit dei materiali provenienti dai due territori, dove è possibile costruire un amuleto che simboleggia il proprio legame con Perugia e il lago Trasimeno attraverso un'esperienza sensoriale. Questa arte, diciamo, è stata portata a Isola Maggiore dalla marchesa Isabella Guglielmi per far sì che anche le donne avessero un reddito, quindi le faceva lavorare affinché potessero guadagnarsi da vivere, perché al tempo i pescatori non è che guadagnassero tanto, perciò anche le donne aiutavano nell'economia della famiglia. È stata tramandata per molti anni, adesso purtroppo le donne che lo fanno sono rimaste in poche, ci sono alcune giovani per fortuna che stanno ancora lavorando a questo uncinetto, e speriamo che possa continuare questa storia, perché veramente per Isola è una tradizione molto importante. Noi siamo molto contenti di essere stati invitati e di aver potuto partecipare a questa giornata che ci ha visto in un posto veramente molto molto bello della città di Perugia, e dobbiamo dire che sono stati anche molto apprezzati i nostri lavori, e questo ci fa molto piacere, perché appunto c'è anche un tipo di persone che sono transitate completamente diverse, cioè hanno colto che l'artigianato artistico è qualcosa di diverso. È una soddisfazione e diciamo che la nostra è proprio una missione però golosa e divertente. Eleonora, l'altra socia di questo track, probabilmente che va in giro, e quando si vede questo simbolo tutti corrono per poter assaggiare queste belle specialità. Sì, per noi significa portare l'amore per il nostro territorio e riproporre la tradizione nei modi più disparati.